parte Gaglietti, va il numero 4 con il destro, Caramanica in calcio d'angolo. Contromovimento di Cannatà, si va da Filippini, cercato Cannatà, al volo, è una grande conclusione, si salva Caramanica. Pallone lontanissimo dai pali difesi da Caramanica, che adesso ha servito Lauretti, riconquista però l'Aprilia, attenzione a De Cicco, lo scarico per Cannatà, 1-0 Aprilia al settimo minuto, si sblocca la gara del Pala Rosselli, il vantaggio siglato da Cannatà. In profondità per Agnadiche, contrastato da Armenia, gran pallone per Fabio Grasa, la conclusione, arriva il pareggio della Visfondi, non perfetto Filippini, 1-1 all'undicesimo del primo tempo. Parte il numero 2, è uno schema per Nuno Barbosa e arriva il vantaggio della Vis. Annullato però dal direttore di gara tra le proteste della squadra ospite. Francesco Pacchiarotti per Gaglietti, avanza il capitano, il destro, il gol di Gaglietti! Dalla distanza torna avanti l'Aprilia al quindicesimo del primo tempo, 2-1 al Pala Rosselli. Gaglietti contro Caramanica, va il capitano, il destro, Caramanica respinge e poi Galati fa 3-1. 18° minuto, Galati allunga sul più 2. Dentro adesso Tetti che sostituisce Francesco Pacchiarotti. Attenzione adesso a Galati, gran giocata, pallone per Tetti! Arriva il poker dell'Aprilia, 4-1 all'ottavo del secondo tempo. Gaglietti, destro e 5-1 dell'Aprilia con il capitano che fa doppietta all'undicesimo del secondo tempo. Pallone per Nuno Barbosa, c'è il tocco di Tetti, c'è il gol della Visfondi che accorcia 5-2 al 13° del secondo tempo.
Nuno Barbosa, Fabio Grassa, Nuno Barbosa, anticipato da Matteo Pacchiarotti per Tetti! 6-2, United Aprilia, doppietta per il numero 24 e più 4 ristabilito per la squadra di casa al 15° della ripresa. Esce De Cicco in pressione, va Capomaggio che termina a terra, non c'è fallo, riparte Armenia che serve De Cicco, conclusione e 7-2, arriva anche il gol del Bomber, l'Aprilia allunga sul più 5. De Cicco contrastato, perde palla. Ma arriva adesso la sirena, termina qui questo incontro. La Aprilia batte per 7-2 la Visfondi e conquista la 7ª vittoria consecutiva in campionato. Eccoci in compagnia di Luca Gaglietti, capitano e leader della United Aprilia. Luca, oggi un'altra grande prestazione, un'altra grande vittoria, la 7ª consecutiva in campionato. Sì, diciamo che la squadra sta reagendo bene a tutte le richieste che fa il mister. Durante la settimana lavoriamo sodo, il gruppo ormai diciamo che è ben consolidato e lottiamo tutti quanti per un unico obiettivo che insomma è quello della salvezza a fine campionato. Il tuo tiro dalla distanza sta diventando un fattore importante, oggi un'altra doppietta per te. Dovrò cominciare a cambiare modalità di gioco sicuramente, perché se le squadre avversarie cominceranno a prendere misura sarà dura continuare a fare gol. Fino adesso diciamo ogni partita c'è stato un gol, quindi continuo così, lavoro sodo tutta la settimana e andiamo a prendere sempre i tre punti. Cerchiamo di andare a prendere sempre i tre punti. Ci state riuscendo, come dicevamo prima, 7ª vittoria consecutiva, adesso forse la salvezza può passare in secondo piano, questa squadra sembra in grado di puntare anche al vertice di questa C1. No, il nostro obiettivo sono sempre quei famosi 30 punti per la salvezza, poi raggiunti quelli, insomma, tutto quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Bene in campionato, bene anche in Coppa dove avete già ipotecato il passaggio del turno. Lunedì sera il ritorno contro lo Spes Poggio Fidoni, battuto in trasferta 8-3 all'andata. Dovrete solo gestire questo vantaggio. Sì, diciamo che stiamo un passo ai quarti, però non è assolutissimamente facile, è una squadra molto ostica, il campo nostro è molto simile a loro, abbiamo visto che nel turno precedente hanno battuto una squadra come la Fortitudo, quindi non è assolutissimamente detta l'ultima, noi ce la giochiamo sicuramente, al termine dei 40 minuti effettivi vedremo insomma chi passerà il turno.